L'aeroporto delle Marche garantisce tamponi rapidi ai passeggeri, ma non solo, e l'esito arriva in un quarto d'ora. Vediamo con Antonio Farnè. Tamponi all'arrivo e alla partenza. Si vola con un occhio di riguardo per la sicurezza necessaria in questa epoca segnata dal Covid. È un nuovo servizio fornito ai passeggeri dall'aeroporto delle Marche. Rivolto soprattutto agli arrivi dall'Inghilterra e dal Belgio, perché hanno l'obbligo di fare il tampone. Poi l'abbiamo esteso a tutto il territorio. Per chi viene da fuori c'è la prenotazione, c'è il nome e il numero di telefono e si prenota. L'operazione tamponi in aeroporto vede coinvolti diversi soggetti. Insieme ad Air Dorica ci sono anche InnoLiving, azienda anconetana leader nel settore dei dispositivi diagnostici per il contrasto alla pandemia, e COS Care, gruppo che in questo caso gestisce il presidio sanitario. È un tampone a risposta rapida, ad antigene, viene fatto attraverso il prelevamento di campione di muco all'interno della cavità nasale, immerso in un reagente, viene versato alla soluzione così ottenuta in una tavoletta che poi in massimo 15 minuti ci dà la risposta. In caso di positività, se la persona è dotata di un mezzo privato che può utilizzare in sicurezza, rientra alla sua abitazione e entra in isolamento. Se invece la persona non è dotata di un mezzo proprio, dovrebbe prendere un mezzo pubblico, noi attiviamo il servizio della Croce Gialla, con cui abbiamo fatto una convenzione che si occuperà del trasporto in sicurezza fino al luogo di destinazione. Il costo del tampone è di 30 euro, 30 pound per chi arriva dalla Gran Bretagna, non è richiesta la prescrizione medica.